Tra oggi e domani la firma e l'annuncio ufficiale del neotecnico del Pescara Silvio Baldini, 66 anni, il prossimo 11 settembre, contratto di un anno senza opzione. Per quanto riguarda il mercato in entrata, per ruolo la priorità di Dell'Icarri sono tre, tra gli obiettivi l'esterno d'attacco a Curzio Bentivegna, già le dipendenze di Baldini nella Carrarese. 28 anni di proprietà del Vestabia, a cui è legato fino al 30 giugno 2025, Curzio Bentivegna è molto stimato da Baldini, suo allenatore per tre stagioni alla Carrarese dal 2017-2020. Col tecnico toscano, Bentivegna è cresciuto nel Palermo, ha collezionato 68 presenze nella 4-2-3-1 o nel 4-3-3, può giocare sia a destra che a sinistra. Nell'ultimo campionato ha cominciato con la Juve Stabia prima di trasferirsi nella sessione di mercato invernale a Novara, sempre in Serie C. Le altre due priorità di Dell'Icarri sono il secondo portiere da affiancare a Plizzari, che potrebbe restare, un terzino di fascia destra dove in questo momento in rosa c'è il solo Pierno. Abbiamo anticipato l'indiscrezione dell'esperto centrocampista a 32 anni Jacopo Dall'Oglio, in uscita dall'Avellino, già le dipendenze di Baldini due anni fa nella trionfale cavalcata a Palermo, tutto confermato. Il giocatore è apprezzato da Baldini, ma la scelta sarà indirizzata verso un altro obiettivo. E per la difesa non c'è ancora l'accordo con l'esperto Ivan Marconi, 35 anni il prossimo 25 ottobre. Il centrale è stato svincolato dal Palermo, club nel quale ha giocato le ultime tre stagioni, vincendo anche un campionato di C proprio con Baldini allenatore.